nuove tecniche di evacuazione al plesso scolastico Savini di Teramo, dove questa mattina alunni e docenti della scuola sono stati coinvolti in una simulazione di evacuazione in caso di incendio. Si è svolta con, diciamo, probabilmente con un eccessivo realismo, nel senso non è stata assolutamente provata in precedenza e quindi abbiamo simulato veramente surreale tutte le criticità che possono essere incontrate in questi casi, quindi macchine parcheggiate, difficoltà di accesso e così via. Però ecco, devo dire, le squadre si sono organizzate e hanno sicuramente prestato, come dire, anche se un soccorso simulato, nel migliore dei modi. In collaborazione questa prova anche con diverse forze dell'ordine? In questi casi è impossibile agire da soli, quindi si agisce sicuramente in sinergia, quindi 118, quindi personale sanitario, Polizia Municipale che ovviamente ci coordina dal basso, diciamo così, anche il traffico, ovviamente la Polizia di Stato, quindi le forze dell'ordine e ovviamente tutta la struttura scolastica che si mette a disposizione. Simulato con fumo artificiale. I ragazzi hanno dato prova di estrema serietà, hanno risposto bene, hanno seguito veramente alla lettera tutte quelle che sono state le disposizioni impartite nei giorni precedenti e io penso che queste prove vadano fatte, vadano ripetute, non come in genere si suol fare in maniera canonica solo due volte l'anno, cioè non deve essere una prova quasi burocratica, ma deve far parte di un modus operandi.